Tutti riconoscono l'importanza di avere un sito web aziendale. Tutti ne vorrebbero uno stupendo, dal design sorprendente e che lasci a bocca aperta a chiunque. Passare dalla teoria alla pratica, però, non è sempre così semplice. Ecco 5 step che non devono mai mancare nel processo di progettazione di un sito web. Definire la natura del sito. In prima battuta è senz'altro necessario porsi delle domande sulla natura del nostro sito. Dobbiamo innanzitutto definire a chi si rivolge, se ad altre aziende e quindi un B2B o direttamente ai consumer B2C. Da qui la scelta sulla comunicazione prenderà strade molto diverse. Va definita poi la forma che il sito deve prendere. Che cosa offro? Vendo dei servizi o degli oggetti? Mi serve un e-commerce, un sito vetrina o entrambe le cose? C'è una grossa differenza fra la struttura del sito di un'azienda di software, come siamo noi, e quella di un'azienda d'abbigliamento. In sostanza, dobbiamo cercare di tradurre la nostra missione e la nostra offerta su una piattaforma web e questo è possibile solo se la nostra brand identity è coerente e ben consolidata. L'analisi. Non sottovalutate i vostri competitors, anzi, visitate i loro siti web e cercate di capire le cose che vi piacciono e quelle che invece non fareste mai. Ma non limitatevi al vostro mercato. Provate a guardare anche a brand che fanno qualcosa di completamente diverso. Spesso le idee migliori si trovano fuori dalla nostra comfort zone. Design in funzione del SEO. Non fatevi mai confondere le idee per quanto riguarda il design. Sì, la grafica è fondamentale per un sito, ma non deve avere per nessuna ragione la precedenza sui contenuti e di conseguenza sulla strategia SEO. Pensatela così, avere un bellissimo sito di design che non si indicizza è un po' come comprare una Ferrari senza avere la patente. La parte legale. A nessuno piace parlarne, ma la parte legale che riguarda un sito è fondamentale e no, non se ne può fare a meno. Dovrete preoccuparvi di avere una pagina dedicata per privacy policy e per i cookies. Per gli e-commerce è anche importante avere una sezione con termini e condizioni, informazioni sui pagamenti, resi, rimborsi e spedizioni. Il fai da te non funziona. Per tutte le fasi del processo, da quella di analisi fino a quella legale, non peccate di superbia. Se non possedete le specifiche competenze per poter completare ognuno degli step, non improvvisate. Ricordate sempre che navigare sui siti non equivale a saperli progettare. Per questo affidatevi sempre a dei veri professionisti che possono guidarvi verso la miglior riuscita del vostro progetto.